A settembre la bonifica con quintali di rifiuti raccolti, anche molto pericolosi, ed altrettanti ancora da smaltire in attesa dell'intervento di ditte autorizzate. Sono passati appena 2 mesi e nell'area artigianale di Marsala si è di nuovo punto e a capo. La vastissima zona che un tempo era stata individuata come il punto di rinascita dell'economia della città, oggi invece è considerata da tutti solo e semplicemente una discarica a cielo aperto e nulla di più. Altro che imprese, altro che lotti per insediare le aziende artigiane. In contrada Amabilina c'è solo puzza, degrado e inquinamento, e non è l'unica zona della periferia marsalese ad essere sepolta dai rifiuti. Il fenomeno dell'abbandono dei rifiuti continua ad essere allarmante a Marsala. Il vastissimo territorio marsalese, il più grande della provincia, non aiuta certo le autorità competenti che hanno difficoltà a coprirlo con controlli continui. Il comune fa quel che può e con le scarse risorse economiche riesce anche di tanto in tanto a bonificare, ma poi tutto torna al punto di partenza. Certamente la situazione più allarmante resta sempre nell'area artigianale. Questa è una zona abbandonata, fuori controllo. Nella stessa isola ecologica di Amabilina da giorni sono depositati pezzi di Eternit che solo ultimamente sono stati coperti con un telone. Appena nel settembre scorso era stata ripulita con i mezzi della Imerie Ambiente, società che gestisce il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti in città e contrattori di ditte private. I rifiuti speciali furono portati nei centri di smaltimento. Ma adesso tutto è stato reso vano. Sono passati 2 mesi e la situazione è anche peggiorata. Situazione ambientale difficilissima anche in contrada Madonna Alto Oliva, che dovrebbe essere una sorta di parcheggio a disposizione del vicino centro per non vedenti, il MAC, il Movimento Apostolico Ciechi. È ridotto invece ad una discarica. Dentro c'è di tutto: pezzi di auto, dai sedili alla carrozzeria, e poi ancora carcasse di elettrodomestici di ogni tipo, televisori, frigoriferi e altri oggetti elettronici. Stessa condizione nei pressi di Villa Damiani, dove sono visibili pezzi di Eternit, ed ancora nelle zone di Terrenove, Sant'Anna e Santopar delle Perriere. Bisogna far capire alla gente che non si possono buttare così i rifiuti speciali. Non solo le lavatrici, ma soprattutto l'Eternit è un danno per l'ambiente, oltre che per il decoro della città. Mi fa arrabbiare soprattutto il fatto che a 300 metri c'è un'isola ecologica e invece la gente va lì a buttare i rifiuti, commenta il consigliere comunale Alessandro Coppola. Il consigliere ha proposto di chiudere la zona e il comune ha risposto subito. Le strade interne all'area artigianale sono state murate per evitare che qualcuno entrasse e le utilizzasse come discarica. La novità è che qualcuno ha creato un varco accanto alle ripiste e si è ripreso a gettare rifiuti dentro l'area artigianale. Il sindaco Alberto Di Girolamo punta il dito sulle Imerie, a cui vengono dati ogni anno 16 milioni di euro per assicurare il servizio. O la Imerie assicura la costante e ottimale pulizia della città, evidenzia il primo cittadino, oppure, oltre alle contestazioni di addebito, valuteremo altre azioni a discapito della società che gestisce il servizio.